Adesso parliamo di fisco, di scadenze fiscali. Ci ha raggiunto il dottor Gianluca Timpone, commercialista, il Buongiorno. moderatore delle nostre ansie, diciamo così. Buongiorno, dottor Timpone. Allora, il 28 febbraio scade il termine di pagamento per le rate sospese nel 2020. Ci sarà un'altra proroga? Poi parliamo anche delle cartelle esattoriali. Ci sarà un'altra proroga? Beh, speriamo che ci sia. In realtà ad oggi la scadenza è fissata al 1° di marzo, il 28 è domenica, quindi slitta automaticamente al 1° di marzo. Quindi al 1° di marzo dovrebbero essere pagate tutte le rate sospese relative alla rottamazione o al saldo e stralcio relative al 2020. In caso di mancato pagamento si perdono tutti quelli che sono i benefici, ossia azzeramento di sanzioni e interessi e addirittura per alcuni, soprattutto per quanto riguarda il saldo e stralcio, una riduzione consistente di quello che era il debito nei confronti dell'erario. Però qual è la soluzione che si sta cercando di intraprendere? La prima è che forse direttamente lunedì, qualora dovesse essere varato il decreto Ristori 5, anche se dubito che si riesca sostanzialmente ad accelerare, quindi dovrebbe essere prevista una proroga per il pagamento al 30 di aprile. Ora, o avviene direttamente lunedì, cioè viene comunicato che ci sarà questa proroga, oppure qualora dovesse arrivare successivamente ci potrebbe essere una rimessione in termini, ossia dire quelli che non sono riusciti a pagare la rata entro il 1° marzo hanno tempo fino al 30 di aprile. Però ad oggi non esiste nessun tipo di provvedimento o di comunicato da parte del Ministero delle Finanze che prevede questo slittamento. Non c'è, ma potrebbe. Non c'è, ma potrebbe, è cosa abbastanza probabile. Invece, per quanto concerne le famose cartelle esattoriali che sono state sospese da marzo sino al 28 di febbraio, sembrerebbe che per questo, cioè, non ci sia una ulteriore dilazione, ossia queste cartelle dovrebbero essere notificate nell'arco di 2 annualità. Io penso sostanzialmente che questo tipo di provvedimento sia comunque in linea con un'eventuale ed ipotetica ulteriore rottamazione o saldo stralcio, perché se effettivamente queste cartelle esattoriali non dovessero essere notificate, il contribuente chiaramente non è a conoscenza di questo eventuale debito e quindi non potrebbe rottamare o effettuare un saldo stralcio. Quindi l'auspicio è questo: dilazionare ulteriormente le notifiche delle cartelle esattoriali in arrivo di un'eventuale riapertura della rottamazione, chiaramente per l'annualità non Aspetta, coperte da quella anzi moderate, precedente. mi devi dire di sì. Sì.